parte. Sì. Guarda i bimbi là, guarda come stanno quei bimbi a terra. Mica stanno in braccio. E lo faccio anche lui. Molto piacere, non ci lascio la nostra perché non si sono messo con lui. Ti va bene lì, se vuoi ti faccio una foto, basta dirlo, non sei fatto... Il gruppo è incontrarsi tutti sabato alle 15.30 per fare l'assemblea, un po' con l'idea di quello che è successo inizialmente a Madrid, no? Proseguire con tutto quello che hanno fatto loro lì a Madrid e nelle altre città. Sono un po' emozionato oggi. E quindi cosa dire? Che ci incontriamo tutti i sabati qui alle 15.30 e l'idea è di fare delle commissioni che alla base di questo gruppo sono non violente, totalmente non violente. E noi siamo indignati di questi governanti che ci stanno praticamente incasinando la vita sia da un punto di vista personale che da un punto di vista sociale. Noi il debito alla fine non lo vogliamo pagare, noi chiediamo diritti uguali per tutti e non per pochi. Grazie. Siamo un po' timidini, diciamo un paio di cose riguardo questo debito che ormai come un mantra diciamo che non vogliamo pagare. Allora il caso che insomma nella forma che decidiamo tutti insieme diamo come obiettivo delle soluzioni, delle proposte di soluzioni su come non pagare questo debito. Allora, chi chiaramente ha uno stipendio può mettere in atto delle iniziative, chi non ce l'ha, mi spiace, ma forse in questo momento non può essere, come dire, un po' meno coinvolto dalla questione. Rimane però un punto comune a tutti, che il debito, che ci piaccia o meno, nel momento in cui comincerete o cominceremo a produrre un minimo di reddito, ci sarà chiesto di pagare. Allora, come Movimento Notà chiaramente il primo contributo che possiamo dare è quello che noi non vogliamo spendere questi 20 o 34 miliardi che siano per costruire quest'opera che riteniamo inutile e devastante, quindi penso conosciate più o meno tutte le nostre ragioni. Immagino che sappiate anche che ci sono state iniziative da parte di questa giunta regionale, in particolare da parte del presidente Cota, che ha appena insomma realizzato quello che si chiama voto di scambio, quindi è arrivata una commessa su Novara per la costruzione di F-35 che per quello che mi riguarda sono di nuovo investimenti inutili e che tolgono denaro a cose che ci servono in maniera molto più così quotidiana e insomma le cose sono quelle che riguardano in particolare voi che andate ancora a scuola, immagino che ci sono un sacco di giovani. Quindi noi direi come punto di partenza dovremmo trovare questo modo qua di comunicare che il debito non lo paghiamo ma che pretendiamo che queste risorse vengano dirottate immediatamente sui servizi essenziali e cerchiamo di ragionare su come chiedere queste cose, se insomma l'occupazione della piazza può essere una soluzione, se invece vi possono essere delle iniziative un po' più concrete, dei boicottaggi fatti massicciamente e via dicendo, insomma sforziamoci di pensare a queste cose.